Benvenuti ad un'altra puntata del podcast Tax Planning Internazionale. Sono con Luca Taglialatela. Ciao Luca. Ciao Valerio, ciao a tutti. Tributarista internazionale, esperto di trasferimento di residenza all'estero. Che cosa succede quando i venditori, diciamo, cominciano ad assumere la forma di una presenza, di una stabile organizzazione all'estero? Ovvero, adesso Luca ci spiegherà quando un venditore diventa viene considerato una stabile organizzazione all'estero dell'azienda madre e quando invece non si verifica questo episodio. Allora Luca, ho fatto una breve introduzione, ti faccio subito una prima domanda. Perché gestire la rete di vendite è così importante per un'azienda sotto il profilo fiscale? Allora Valerio, sì, ti ringrazio sia per l'introduzione che per la domanda. L'argomento della rete commerciale evidentemente è importantissimo per qualsiasi azienda o gruppo o singola azienda che opera sui mercati nazionali e internazionali. Il messaggio che vogliamo far passare oggi è che bisogna prestare da oggi in avanti grandissima attenzione sia alla forma sia alla sostanza della propria rete vendita. Non tutti infatti sanno che una singola persona che svolge per un gruppo aziendale la funzione di vendita in uno o più paesi può provocare dei danni irreparabili sotto il profilo fiscale. Capita spesso di adoperare soggetti commissionari piuttosto che soggetti agenti per vendere i propri prodotti e servizi in giro per il mondo. Il problema è che oggi le regole del gioco stanno cambiando e stanno cambiando anche in maniera piuttosto rapida. Quindi quello che potevi fare prima adesso non lo puoi più fare. Cioè, se prima si utilizzava, detto in parole povere, un vero e proprio trucchetto, tra virgolette, cioè le aziende che intendevano distribuire e vendere i propri prodotti in tutto il mondo, invece di utilizzare un soggetto distributore vero e proprio, utilizzavano un soggetto commissionario, più un soggetto agente, adesso devono fare particolare attenzione perché utilizzare agenti e commissionari può costare molto molto caro. Questo se non si dà il giusto peso al profilo fiscale, se non si dà il giusto peso agli aspetti contrattuali che regolano i rapporti tra il commissionario ed evidentemente il committente, e soprattutto bisogna fare attenzione appunto agli aspetti contrattuali, formali, coincidono poi a quella che è la sostanza del proprio business. Ok, quindi praticamente mi stai dicendo che in alcuni casi gli agenti commissionari possono appunto configurare una stabile organizzazione, questo poi ne parlerei meglio in seguito, e quindi si configurano certi problemi, certi imprevisti che, sotto il profilo fiscale che magari l'imprenditore non aveva previsto. Però diciamo, noi sappiamo che in Europa noi siamo liberi, secondo Maastricht e Schengen anche, di fare quello che, insomma, di girare e di fare un po' quello che vogliamo, cioè di poter esportare tranquillamente senza dover essere soggettati a imposizioni, dazi doganali, una serie di cose. Perché in questo caso invece tu mi stai dicendo che non c'è una libertà di movimento al 100%? Sì, in pratica hai letto bene la mia argomentazione. Se è vero, come è vero, che l'Unione Europea è regolata da un trattato che si chiama Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questo trattato, TFU, stabilisce le regole e i principi di comportamento sia delle persone fisiche sia delle aziende all'interno di quello che dovrebbe essere un perfetto mercato, quello dell'Unione Europea. In particolare sono due gli articoli che dovrebbero, sempre tra virgolette, garantire questa libertà assoluta sia agli individui che alle aziende all'interno del mercato unico europeo. E sono l'articolo 49, così ve li andate anche a controllare, e l'articolo 54. Il primo ci introduce proprio la libertà di stabilimento, no? E riconosce dunque ai cittadini dell'Unione Europea l'accesso alle attività di lavoro autonomo e di loro esercizio dovunque, in qualsiasi paese, all'interno dell'Unione Europea. Dall'altra parte poi abbiamo invece l'articolo 54, il quale invece dice una cosa un po' diversa, cioè dice se l'articolo 49 ti dà la possibilità di andare dove vuoi, l'articolo 54
dice ai singoli stati membri di non ostacolare l'arrivo di altre attività economiche, ok? Quindi vanno letti un po' in speculare praticamente. Ora, il problema qual è? Che se è vero che ci troviamo in un mercato unico, è altrettanto vero che però ogni Stato mantiene quella che è la propria sovranità personale. Questo che cosa vuol dire? Che è vero che dovremmo essere tutti liberi di fare un po' che ci pare, dall'altro lato però ogni Stato cercherà di tassarci nella misura in cui andiamo a creare materia imponibile in quello Stato. Cioè, se di fatto portiamo parte del nostro business, parte del nostro fatturato, parte delle vendite dei nostri prodotti si origina in un determinato paese dell'Unione Europea, quel paese in qualche modo cercherà in tutti i modi, anzi non in qualche modo, di tassarci quei redditi. È un po' una guerra tra stati, no? Quindi dove finisce quella che dovrebbe essere l'autonomia, la libertà e il mercato unico, finisce lì dove inizia la sovranità nazionale di ogni singolo stato. E questo è un po' il problema che nasce poi in realtà in tutti i campi del diritto, no? Non solo in diritto tributario. Però è esattamente questo il problema, no? Quindi libertà per tutti, però poi ogni singolo Stato ha bisogno di foraggiare le proprie entrate pubbliche. Quindi appena vede la possibilità di un nuovo contribuente, tra virgolette, ecco che lo aggredisce immediatamente. Ok, quindi questa è un po' la contraddizione, poi lo sappiamo, dell'Unione Europea, in cui Esatto. alla fine comunque si tratta di una confederazione di stati, quindi poi ognuno deve fare i propri interessi. Esatto, non avendo noi un'organizzazione federale, di fatto abbiamo ancora più problemi di coordinazione all'interno dei singoli stati membri. Certo. E allora, tutto questo, quindi abbiamo capito il quadro, il grande quadro nel quale ci stiamo muovendo, ma quindi in che modo si possono poi creare dei rischi fiscali per l'imprenditore che esporta all'estero? Chiaro. Il problema qual è? Molti di quelli che ci seguono forse già sanno che cos'è una stabile organizzazione. Quello che però molti probabilmente non sanno, se non sono addetti ai lavori, è che esistono due tipi di stabile organizzazione nel mondo, e cioè quella materiale e quella personale. La stabile organizzazione materiale è quella classica e si determina ogni qualvolta che è possibile determinare l'esistenza di una struttura fissa, quindi dotata sia di beni materiali che di personale, mediante la quale un'impresa svolge un'attività economica all'interno di un determinato stato. Quindi, per fare un esempio, un cantiere edile piuttosto che un ufficio vendita, piuttosto che una succursale, anche in una banca, le cosiddette branch, sono stabili organizzazioni materiali. Queste stabili organizzazioni materiali vengono tassate per il reddito che producono. Dall'altro lato, quindi oltre alla stabile organizzazione materiale, che è quella più conosciuta comunemente anche dai non addetti ai lavori, esiste poi un altro tipo di stabile organizzazione, quella di cui parliamo e dobbiamo preoccuparci oggi, che è quella personale. La stabile organizzazione personale, e qui leggo, è caratterizzata invece dalla presenza di un'attività negoziale a favore di un'impresa estera, posta in essere abitualmente da agenti qualificati, agenti che hanno cioè il potere di vincolare l'impresa estera, concludendo contratti per la cessione di beni o la prestazione di servizi in nome e per conto di tale impresa. Quindi, quando un'impresa francese opera in Italia per il tramite di e viceversa, quindi facciamo l'esempio forse meglio dell'impresa italiana che opera in Francia attraverso un agente, persona fisica francese, se questo agente vende prodotti in Francia, prodotti italiani in Francia, concludendo con i clienti finali dei contratti, ma in nome e per conto di questa impresa, allora questo agente è considerato essere una stabile organizzazione personale. Che cosa vuol dire? Che dovrà essere tassato su redditi prodotti in Francia. O meglio, che la società italiana che utilizza l'agente francese automaticamente si vedrà attribuito un reddito prodotto in Francia a carico dell'agente. Allora, scusa Luca, allora credo di cominciare a seguirti adesso. Quindi, in qualche modo, stai cercando di dire che una rete di vendita fatta da agenti di commercio indipendenti può determinare l'esistenza di una stabile organizzazione all'estero. Quindi, voglio dire, non basta che si definiscano indipendenti, non è più una garanzia ormai, giusto? Essere indipendenti. Esatto.
È assolutamente così. L'evoluzione della fiscalità internazionale, dopo daremo qualche dettaglio in più, si sta orientando in questa direzione. Quindi facciamo attenzione, cioè, o meglio, l'agente indipendente deve esserlo sia formalmente, sia nella forma che nella sostanza. Molte volte, appunto, i contratti ci parlano di indipendenza al 100%, però poi nella forma, quindi contrattualmente, però poi nella sostanza accertamenti dei vari fischi, chiedo scusa. Delle varie agenzie delle entrate, delle varie amministrazioni finanziarie locali possono invece rivelare che poi nella sostanza di indipendente non ci sia nulla. E poi ci sono anche ulteriori problemi che vedremo tra un minuto. Partendo però dal principio, quindi da dove nasce il problema? Il problema è nato a causa del proliferare di determinati contratti che vengono detti commissioner agreement, che non sono altro che delle tipologie contrattuali utilizzate dai vari gruppi multinazionali, uno su tutti, penso a Google, per ottenere in alcuni casi un indebito vantaggio competitivo. Di fatto sono degli accordi attraverso cui un'impresa che risiede in un determinato stato vende i suoi prodotti, scusa, vende i prodotti di un'impresa estera, per esempio. Penso a un'azienda americana che vende i suoi prodotti in Italia tramite dei commissionari. Questi commissionari fungono un po' da agenti, hanno un mandato senza rappresentanza, quindi vendono i loro prodotti, però poi di fatto il contratto è come se venisse formalizzato, come se venisse concluso fuori dal confine italiano. E questo è un po' il discrimine, diciamo, il trucco per poi non essere tassati, non determinare l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Cioè si dice di fatto questi agenti, questi commissionari sono indipendenti in quanto agiscono in virtù di un contratto cosiddetto di commissione, che di fatto è un mandato senza rappresentanza. Ok? Questo senza rappresentanza fa un po' tutta la differenza del caso. Ho Quindi capito. i commissionari vengono tassati soltanto sulla percentuale che l'azienda madre gli riconosce sulla vendita dei prodotti, quando di fatto dovrebbero essere tassati poi su un numero di funzioni più ampio, perché sono dei distributori veri e propri, cioè svolgono per quello che una società americana fa nel suo mercato di riferimento, per esempio in America, il commissionario italiano di fatto lo fa in Italia. Cioè, svolge tutte le funzioni di un'azienda, fondamentalmente, però in Italia. Esatto, è un'azienda vera e propria, sono dei commissionari travestiti da distributori. No, tutto il contrario, chiedo scusa, sono dei distributori travestiti da commissionari. Sono dei soggetti distributori, quindi che hanno tutta la funzione Ho magazzinaggio, capito, stoccaggio ho delle merci, assistenza, vendita, customer care, capito. eccetera, eccetera. Magari Magari anche. si occupano anche della pubblicità sul mercato, nel mercato di riferimento, eccetera. Del Esatto, però dal marketing. contratto magari non si legge. Non si E legge. allora refigurano come commissionari, invece sono dei distributori veri e propri. Il problema è che se fino ad oggi, ecco, questa cosa è sempre passata, anche perché chiaramente non insomma, i gruppi multinazionali, ma anche i gruppi aziendali, non è che sono degli sprovveduti, quindi adesso noi stiamo ingigantendo, no? Nel senso stiamo esasperando la cosa, ma chiaramente hanno gestito in maniera opportuna anche la rete dei commissionari. Oggi però, ti ripeto, le cose stanno cambiando. Stanno cambiando perché, così arriviamo, diciamo, poi al vero fulcro del problema. Stanno cambiando perché da domani, indomani, io comprendo anche il periodo di imposta 2016, la presenza di un commissionario, un soggetto commissionario all'interno di uno Stato, rischia di determinare appunto l'esistenza di una stabile organizzazione personale occulta. Questo perché l'OCSE, nel suo progetto di modifica delle regole di fiscalità internazionale, cosiddetto BEPS, e chi ci segue insomma sa che cos'è questo BEPS, ma di fatto si tratta di un piano per riscrivere le regole per una fiscalità internazionale più equa, sempre un equo ovviamente relativo. Che cosa ha detto l'Ocse? Che in relazione alla stabile organizzazione personale ha deciso di inserire un'ulteriore definizione all'interno del modello di convenzione contro le doppie imposizioni. Quindi, secondo l'Ocse, da domani si avrà una stabile organizzazione personale ogni volta che un soggetto commissionario svolge un ruolo decisivo nella conclusione di contratti.
che vengono cioè sistematicamente perfezionati senza sostanziali modifiche da parte dell'impresa estera, cioè l'impresa committente, e questo indipendentemente dalla conclusione di contratti in nome dell'impresa non residente, quindi anche in presenza di mandati senza rappresentanza. E questo fa tutta la differenza nel mondo, cioè questa ulteriore definizione, questa ulteriore, chiamiamola clausola impropriamente, che dovrebbe essere da domani, che dovrà da domani riscrivere nuovamente la nozione di stabile organizzazione personale, tende a tassare anche i commissionari indipendenti, ogni qualvolta svolgono un ruolo fondamentale, perché di fatto il commissionario, come dicevo prima, è quello che poi fa concludere il contratto, anche se formalmente viene stipulato all'estero poi. Di fatto, io, cliente finale, il mio rapporto ce l'ho con il commissionario e non con il committente casa madre estera. E questo è un po' quello che adesso l'OCSE vuole andare a colpire, vuole andare a tassare. Ho capito, molto, adesso molto più chiaro. Quindi, ok, va bene, quindi che cosa succede? Visto che credo che la maggioranza delle imprese italiane all'estero sia organizzata proprio in questo modo, quindi con questa struttura che tu mi stai dicendo che può essere tassata, può essere considerata stabile organizzazione, quindi cosa succede se il fisco ti becca in queste condizioni, con questo tipo di organizzazione? Il fisco, tanto quello italiano, se parliamo di commissionari italiani di società estere, tanto il fisco estero, quando parliamo di commissionari esteri di società italiani, se ti becca ti fa molto male, perché che cosa fa? Arriva, esamina il comportamento effettivo, sostanziale del soggetto commissionario che presta i servizi alla società committente e accerta, come dicevamo prima, se questo soggetto commissionario di fatto poi non svolga anche funzioni occulte da ricondurre alla società committente, per esempio la società italiana. Nella misura in cui il fisco ha un riscontro positivo, che fa? Ti apre d'ufficio una partita IVA, tanto per cominciare, perché per determinare l'esistenza di una stabile organizzazione, cioè avere una stabile organizzazione occulta vuol dire avere una posizione fiscale all'interno di un paese. Quindi ti apre una partita IVA e poi procede all'accertamento di tutto l'imponibile non dichiarato attraverso una disciplina che è quella del transfer pricing, di cui abbiamo parlato in altri post, magari ci faremo un altro podcast per chiarire un po' meglio anche appunto ai nostri ascoltatori. Quindi che cosa fa però di base il fisco? Compara questo soggetto occulto che ha ricostruito con altri soggetti che hanno funzioni speculari sullo stesso mercato, cioè prende il commissionario francese del soggetto italiano, gli apre una partita IVA francese perché dice che è una stabile organizzazione occulta personale del soggetto italiano, dopodiché che cosa fa? Va a vedere altri agenti francesi che svolgono delle funzioni simili, per esempio, quanto guadagnano. Adesso sto facendo un'analisi grossolana, Sì, però sì. di fatto anche gli uffici molte volte operano in maniera grossolana, e facciamo attenzione, non crediamo che siano questi geni. Quindi i dati che ottengono successivamente da questa comparazione poi vengono trattati con metodi statistici e altre super cazzole con scappellamenti vari, però di fatto poi arrivano un imponibile e automaticamente l'imposta da 10 sale a 100, insomma, per intenderci. Certo. Che poi magari l'imponibile non è manco attendibile, magari arbitrario. È il problema del transfer pricing, è una disciplina estremamente arbitraria, per cui tu capisci, mi vanno a vedere quanto fattura un agente, un commissionario, un dipendente francese sul suolo francese, insomma, le condizioni non saranno mai esattamente le stesse del soggetto che hanno comparato, per cui si fanno delle mediane, si fanno delle approssimazioni e poi si va a discutere con la fiscalità, tra l'altro con l'agenzia delle entrate. Tra l'altro, per esperienza, vi auguro di non discutere mai con l'autorità fiscale francese perché non se ne esce vivi in nessun modo. Noi abbiamo parecchi contenziosi aperti da parte di nuovi clienti e insomma, ci sono parecchie gatte da pelare. Ok, Luca. Allora, invece, quindi l'orientamento oggi qual è? In Italia e in Europa, ovviamente, poi è sempre il solito problema della giurisprudenza, dei giudici, no? Ognuno fa un po' quello che gli pare, o comunque, ecco, per non voler essere proprio estremisti, diciamo che si creano di solito due fazioni, cioè c'è chi guarda la forma e chi guarda la sostanza. Per esempio, vi posso fare l'esempio della Corte di Cassazione in Italia, si è pronunciata più volte sui contratti di commissione,
E di fatto il giudizio della Suprema Corte sembra oscillare tra l'attenzione al risultato economico e il formalismo giuridico, cioè nei casi più famosi, quello della White Paper e quello della CEPU, l'approccio si è incentrato prevalentemente sugli effetti reddituali delle operazioni economiche, cioè di fatto si è guardato alla sostanza, ok? Quindi si è visto in quale funzione svolgesse effettivamente il commissionario piuttosto che andare a guardare poi la forma contrattuale. E l'esito è stato sfavorevole al contribuente, quindi ogni qualvolta la Corte di Cassazione la Suprema Corte ha assunto un approccio sostanzialistico, l'esito è stato sfavorevole per il contribuente. Mentre in un altro caso, quello della Boston Scientific, se non sbaglio, l'approccio è stato molto più formale. E in questo caso, infatti, ogni volta che invece l'approccio è formale, l'esito è stato favorevole al contribuente, okay? Quindi sfavorevole all'amministrazione finanziaria. Va riconosciuto in ogni caso che questo indirizzo formalistico, l'approccio cosiddetto formalista, è quello prevalente anche nel quadro della giurisprudenza sia nazionale che europea. Per esempio, i casi più famosi che mi vengono in mente sono le sentenze francesi nei casi Interhome AG e Zimmer LTD. Ancora il caso norvegese della Dell, poi abbiamo in Spagna con la Roche e delle Spagne, e delle Spagna, scusami, cioè Del Roche e delle Spagna. Quindi sostanzialmente c'è una divisione. Ogni volta, chiudo, ogni volta che andiamo a guardare la sostanza, riusciamo a dar ragione all'Agenzia delle Entrate, quando andiamo a guardare la forma, diamo ragione al contribuente. Ho capito, ho capito. Quindi è una materia in evoluzione. È una lotteria, poi, se, insomma, per carità, con i suoi crismi, con le sue peculiarità, anche le sue regole, giuste o sbagliate che siano, però poi molto dipende anche dal giudice che prende in carico la pratica. Ho capito. L'importante è cercare di non cadere, insomma, di proteggersi il più possibile prima di arrivare ad un contenzioso con l'agenzia fiscale, fondamentalmente. L'importante è fare in modo che la forma corrisponda alla sostanza, in quel modo sei inattaccabile, ovviamente. Ok, va bene, allora abbiamo terminato questa nuova puntata di Tax Planning Internazionale. Noi ci rivediamo con il prossimo argomento e vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.